Ciao zuccheri, benvenuti in un nuovo video. Oggi proviamo delle novità fresche, fresche, perché mi sono appena arrivate e non vedo l'ora di provarle, specialmente una, che adesso vi mostro. Eccola qui, stiamo parlando di Huda. Quanto mi piace questa pochette qui. Eccolo qui, questo è il Silk Balm e questa è la nuova palette Rose Quartz. Non pensavo mi arrivasse, anche se in realtà lo stavo sperando con tutto me stesso, perché allora, vederla dalle foto dicevo, non lo so. Poi ho visto qualche video e ha cominciato a intrigarmi tantissimo, perché così, solo dalle foto non rende per niente, secondo me. E infatti anche dal vivo è molto più bella. Lo vedremo più avanti nel video. Insieme a questi, che saranno ovviamente i protagonisti del video, però voglio provare anche delle novità che anche queste mi sono arrivate proprio oggi. Ovvero la nuova collezione Bohemian Glam di Methauda. Ed eccola qui. Raga, non vedo l'ora di provare specialmente i blush, perché io vado totalmente fuori per i blush di Methauda, mi piacciono tantissimo. L'unica cosa che ho provato fino adesso è stato lo smalto, perché mi piace talmente tanto il colore che ho voluto metterlo subito. Che è questo qui. 403 gamine, gamine. Per adesso, come vedete, ho realizzato solo la base. Penso di realizzare prima il look occhi e poi passare le labbra, anche se in questo momento sono un po' strane, sia perché hanno un po' di fondotinta sopra, sia perché sono super secche. Siete pronti a vedere questa ragazzaccia? Questa grafica, vi giuro, ragazzi, che mi piace tantissimo, perché come sfondo, prima di tutte le venature, ha tipo questo foglio, tra virgolette, olografico, questo sfondo olografico, e poi sopra ci sono tutte queste venature rose quartz di diverso colore. Bellissima. Anche dietro, vedete che ci sono tutti questi schizzi. Questa qui è la palette aperta, che tanto come al solito non renderà niente in video, quindi cerco di abbassarvi un po' la luminosità. Raga, è bellissima. C'è di nuovo questo ombretto così, che in realtà non è un vero e proprio ombretto, ma è un gel che serve per essere utilizzato sia come illuminante, tra virgolette, o comunque per rendere un po' la base più effetto bagnato, sia come primer prima degli ombretti. Dato che le prime volte che ho appunto visto questo ombretto così in un'altra palette che ho, l'avevo praticamente masciullato tutto e mixato e quindi fatto diventare un vero e proprio gel colorato. Mentre stavolta, cioè dopo un po' che ho capito l'utilizzo, diciamo, voglio prendere solo questa cosa trasparentina e tamponarla sull'occhio proprio per renderlo più bagnato, più appiccicoso. Allora iniziamo proprio da lui e lo metto con il dito. Questo qui si chiama Love Stone, che allora vedete che io se ci passo il dito, cioè è solo bagnato praticamente. Ha questa leggera perlescenza e via, mettiamolo un po' così. L'unica paura in realtà di questa tipologia di ombretto, chiamiamolo così, è che se lo metto sopra al correttore, come faccio solitamente, tipo adesso, no? Che ho la base sotto con il correttore, ho paura che mi divida tutto. Comunque, raga, a me questo effetto così wet piace un casino. Oggi non ho la benché minima idea di che look realizzare, ma non credo di realizzare un qualcosa di così extra, così elaborato. Iniziamo, come al solito, con quello più scuro, questo qui, che si chiama Mantra. Ok, ce l'ho appena toccato. Utilizziamo lo specchio a disposizione. Invece di allungarmi troppo, cerchiamo di rimanere circolari. Ma sì, dai. Oh, ragazzi, a parte l'ombretto, vi posso dire che questa base mi sta piacendo un sacco. Fa fare un grip agli ombretti che è incredibile. È veramente, veramente bello. Ok, facciamo un halo un po' diverso dal solito. Serenity. E lo metto qui nei bordi. Ok, mi si era stoppata la macchinetta nel frattempo che vi parlavo. Non so fino a che punto ha ripreso. Comunque, dicevo che ci sono un sacco di shimmer molto molto belli. E appunto stavo prendendo questo qui che è Moon Magic. Lo riprendo un pochettino. Raga, io non so se ci rendiamo conto. Non so se percepite. Cioè, già comunque è molto bello in video, immaginatevi dal vivo. Se avete l'occasione, ragazzi, andate da Sephora a provarla. So che non si può swatchare perché hanno tutte queste regole del Covid, però raga, vado a prendere appunto questo e lo mettiamo al centro. Ok. Comunque, come vedete, sto lasciando tutti gli ombretti così senza sfumarli perché appunto lo farò dopo. Ma che ragazza. Io ovviamente, ragazzi, ci sono andato diretto con il dito perché tanto lo so che anche se dovessero funzionare con il pennello, però la resa con il dito non si batte, quindi fate un po' come vi pare, ecco. Voglio schiarirlo e sfumarlo con questo qui. Poco poco. Sapete che. No. No. Che cosa è successo? No. Cioè, invece di sfumarmi il marrone, me lo sta schiarendo. Tipo. Quindi no. No, secondo me quello deve avere un altro utilizzo. Tipo sfumato con il rosa, questo qui. Proviamo a prendere appunto questo. Che si chiama Happiness. Meglio. Io preferisco sempre comunque i look più allungati, però oggi per cambiare un pochettino ci sta. Però stavolta penso che andrò a colorare tutta la parte sotto invece di lasciare come al solito tipo uno spazio qui. E sempre con questo rosa qui vado a sfumarlo.
Come al solito qui le pieghe si fanno vedere come se non ci fossero domani. Comunque, per il momento questo occhio lo lascio così, mi manca solo una matita nera da mettere all'interno dell'occhio. Passiamo a quest'altro occhio e procediamo con ovviamente colori diversi. Non so esattamente cosa utilizzare, però so solo che voglio utilizzare questi due marroni che mi piacciono tantissimo. Se non avete un pennello così, dovete assolutamente prenderlo. È tipo un pennello da sfumatura ma angolato. Pazzeschi per fare questa tipologia di make-up che andrò a fare adesso. Quindi prendo questo che si chiama Aura. Fatto un po' l'eccesso. Sono stracomodi anche per la parte inferiore. Cioè praticamente vanno proprio a contornare tutto l'occhio, fanno tutto loro. Prendo questo marrone un po' più chiaro e lo vado a mettere al centro così. Proprio una cosa super veloce, senza troppi sbatti. Pennello da sfumatura e prendo questo, che è un colore molto particolare, molto tendente al grigio. È quasi come se fosse un beige grigio, molto bello. Ne prendo pochissimo perché mi serve solo da sfumatura e appunto sfumo tutti i bordi. È molto bello sia da mettere come transizione sull'occhio e sia per realizzare proprio delle sfumature. Se volete freddare degli ombretti troppo caldi, questo secondo me è pazzesco. Adesso voglio fare una cosa che solitamente non faccio, ovvero scurire leggermente con degli shimmer tipo questo qui. Blu violaceo, molto desaturato. Shimmer, non è shimmer quanto questi, però comunque sempre shimmer. Allora, questo si chiama Empowered, se magari mi ritrovo tutti i glitterini sparsi in giro per la faccia oppure no. Sta facendo un bel fallout come immaginavo, quindi in realtà la colpa non è dell'ombretto ma la mia perché in realtà sono delle posizioni per degli ombretti così che non sono proprio adatte, ecco. Cioè, piuttosto mettetele con il dito che fanno molto meno fallout. Tende molto al violaceo, soprattutto sopra gli ombretti di adesso. Io adesso direi di fare questa sequenza qui di ombretti, quindi partiamo con questo che è quello più violaceo, poi questo e nell'angolo interno questo qui. E allora, iniziamo con Cosmic Love, che è appunto questo qui. Ok, raga, è bellissimo, bellissimo. Cioè, ve lo faccio vedere un attimo così. Scusate, ecco, ve lo metto anche vicino a questo. Tanta roba. Allora, il mio preferito continua a rimanere di questa tipologia di ombretti qui continua a rimanere quello che ho nella palette di Carmi, che non ricordo come si chiama quella palette, comunque con il pack celeste tutto brillantinato. Magic qualcosa. Magic qualcosa, quello è bellissimo. Però anche questo non scherza. Con lo stesso pennello passiamo a quello sotto che è Blissful, che a questo punto sono curioso di vederlo anche lui su. È molto grigiastro questo, eh. Però sempre con base violacea, lilla. Sono tutti con questo mood qua. Vediamo se riesco a farvi capire i sottotoni. Esatto, guardate che belli. Ecco, vedete, senza luce questo è molto più marroncino, questo è molto più freddo. E quindi in automatico risultano diversi. Di questo però ne voglio mettere poco perché essendo un po' più grigetto ho paura che mi rovini tutto il flusso violaceo, ecco. Raga, comunque per questa palette non mi bastano due occhi, ve lo dico. E in ultimo, ma non per importanza, mettiamo questo qui che sì, ha una strisciata marrone e una parte più biancastra beige, però io noto che le perle sono rosa. E infatti è tipo un rosa oro. Cioè, vabbè, ragazzi, dai. E andiamola a mettere all'angolo interno. Faccio prima metterla con il mignolo. Ok, si è superata. Sembra quella più sciapa di tutte, ma in realtà secondo me è il contrario. Oggi, per rendere il tutto un po' più naturale, un po' più fresco, tra virgolette, chiamiamolo così, voglio mettere una matita burro all'interno di questo occhio. Non lo so, mi ispira così e quindi lo facciamo. È arrivato il momento di passare alle labbra. Come vi ho detto, andremo a mettere questo che è il Silk Balm di Huda. Vediamo se c'è un numero. Questo qui è Love Stone. I pack di Huda, ragazzi, vabbè, ma che cosa vogliamo dirgli? Ed è, cioè, questo qui l'ho utilizzato già prima ed è leggermente rosato, cioè, ma proprio impercettibile, da giusto quel rosato naturalissimo delle labbra, molto luminoso. Questo qui all'interno, allora lo stavo leggendo prima, qui è infuso con polvere minerale di quarzo rosa e perle oro rosa, che fa apparire le labbra più piene, carnose e idratate. Queste perle, devo dire che sulle labbra si vedono tantissimo, ed è per questo che mi piace un sacco. Sicuramente è molto bello messo da solo, perché si vedono anche di più i riflessi. Vediamo anche applicato con un rossetto al di sotto. Allora, già dal nome Paris, ragazzi. Allora, questo qui è Paris ed è quello più rosso, ma penso proprio di no. Questo è Mimi, molto caffè.
Sì, andiamo di caffè. Anche se in realtà tutto il trucco è un po' più violaceo, quindi sapete che mi sa che anche Mimi si sta bene. In realtà sapete che sulle labbra cambia veramente poco? Ma veramente poco. Cioè, sì, questo si vede che ha uno. Ma se ne mixiamo? Dai, raga, mixiamo. Allora, io direi di non fare una cosa troppo intensa. Quindi, vabbè, si può dire che alla fine non l'ho messi tutti e due. Quindi, sia un colore che l'altro. Le andremo a mixare. Ma devo dire che sono belli secchini, eh. Io sento che fanno un bel grip sulle labbra. Ma mi danno anche la sensazione di essere rossetti che, se mangiate, bevete, fate cose una serata, ve li ritrovate ancora sulle labbra. Non so perché, ma ho questa sensazione, poi magari vi farò sapere più in là. È arrivato il momento di metterci sopra il nostro amatissimo gloss. Io voglio fare una perla Mesauda, vi prego, fate un colore così, cioè un rosetto di questa collezione marrone, ma di questo colore, che è il numero 103 Almond. Ve lo chiedo per favore. Grazie. Detto questo, manca un po' di mascara, che tra l'altro ne abbiamo anche uno nuovo di Mesauda, però lo sapete che io con i mascara sono sempre un... Ah no, manca anche il blush, mi stavo dimenticando. Allora, con i mascara io sono sempre un po' un punto interrogativo, nel senso che quando sono nuovi è difficilissimo valutarli, però lo mettiamo, vediamo un attimo così. Prime impressioni. Ok, la texture almeno non è liquida. Sicuramente in questo occhio lo vedete di più, proprio perché ha una base chiara. Da vicino, ragazzi, ho delle ciglia impressionanti. È bellissimo questo mascara. E mi piace che anche stratificato non appiccica le ciglia. Boh, raga, fate voi, cioè. Anche queste labbra. Mi salda, vi prego, farli marroni. Vi prego, basta con i rosa. Ne abbiamo abbastanza, basta. Vogliamo tutti marroni, dal più chiaro al più scuro. Oggi sono voluto rimanere abbastanza naturale, quindi non metteremo le ciglia finte. Allora, per le ciglia inferiori ammetto che preferisco sempre comunque gli scovolini più piccoli. Qui la situazione fronte, ragazzi, non ci facciamo caso, che tanto la conosciamo tutti. Ultimi, ma non per importanza, i blush della Bohemian Glam Collection. Allora, abbiamo questo qui che è molto più freddo, che si chiama 101 Bismillah. E poi abbiamo il numero 102 Poem, no, Poem. Vabbè, ovviamente riproviamo tutti e due. Sono dei blush cotti. Allora, raga, voi dovete sapere che il mio colore preferito dei blush che utilizzo praticamente sempre di Mesauda è sempre un blush cotto che si chiama Vintage. Vediamo se riesco a trovarlo, che ogni tanto lo butto lì a caso e poi me ne pento che non lo trovo. Raga, questo è il mio colore preferito di blush di Mesauda, perché è proprio, cioè l'hanno chiamato secondo me Vintage perché è il nome perfetto. Voi da lì lo vedete più rosato, ma è proprio un rosa antico, cioè quindi proprio un rosa desaturato. Non dico che ci assomiglia, perché vabbè, questo è più rosato, però vedete che ha sempre quel tono desaturato, freddino, e sono anche leggermente luminosi, leggerissimamente. Sì, da quest'altra parte mettiamo questo, lo metto sempre con lo stesso. Questo deve essere un po' più forte. Mettiamolo anche un po' sul naso. Ora, raga, vi giuro, ho bisogno del Botox. Cioè, raga, a 23 anni io non posso avere queste rughe così marcate. Detto questo, andiamo a tamponare da tutte le parti un po' di cipria di Erika, che ci aiuta a piallare la qualunque. Comunque, raga, veramente queste ciprie vi migliorano tutto. Cioè, guardate adesso, guardate quanto si nota la differenza con la cipria di Erika e senza. Fatto questo, zuccheri, posso ritenermi molto soddisfatto e continuo ad ammirare questa palette di Huda che, vi giuro, raga. Detto questo, come al solito, ragazzi, spero di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se non siete iscritti al canale, vi invito a iscrivervi e a lasciare un pollice in su a questo video, così aiutate me e il mio canale a crescere e appunto a portare sempre contenuti nuovi. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video.